Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una puntata DLC e abbiamo rivisto Dex con non molta sorpresa. Vediamo come prosegue. Giustizia per tutti. Wait, explain this one more time. I thought I made myself quite clear. No, you did. I just want to make sure it still sounds crazy the second time around. I thought you wanted to hurt Dex. My mistake. Yeah, hurt Dex, not fight a goddamn army. You'll have help. From who? A bunch of Altul Render cops? They're not gonna shoot their own. That's what you're not getting. They're not our own. Dex has been moving waste from the nuke plant that he can sell in the black market, and now he's planning on using the Masako to destroy the evidence. If Altor finds out what he's doing, Dex is finished. Please, Altor wouldn't care. I've heard stories about what happens in the pyramid. There's a difference between science and war profiteering. If we were into nuclear weapons, we'd be selling to countries with a real economy, not some nut job that lives in a compound. Well, that's encouraging. Certo. Dex wants to make his move tonight. Together we can stop him. Amen. Io continuo a dire che questi due contenuti DLC sono molto... quasi delle mod. Proprio sono fatti come se fossero delle mod. Fermo, dall'altra parte ho sbagliato. Me against the whole army? You won't be alone. The security team at the plant is full of my people. Well, ottimo. For about 10 seconds. Ok, cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo arrivare? Da questo lato, fermo. Finché non mi metti la direzione, è ovvio che non so dove devo andare, gioco. Anche tu, però. Giustizia per tutti, salute del camion. In pratica cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rubare noi le scorie nucleari in modo da rivenderle noi al mercato nero? O dobbiamo rubarle facendo in modo che effettivamente... ah, guardali qua. Facendo in modo che non sia Dex a rubarle. No, ecco qua. Madonna, è saltato l'idrante. Perché vedo sinceramente molto poco impegno in questo contenuto. Sincero, eh. Senza troppo fare gli sgargiuli. Vedo veramente troppo poco impegno. Ulla, quanti danni. Aspetta, quanta gente soprattutto. Ma siamo impazziti. Porca troia, il missile di merda. Per fortuna stanno sparando a me, non al camion a questo punto. Quasi meglio così a questo punto. Ok, dammi un secondo. Ecco fatto. Mi hanno teserato, aspetta. Tirati su. Ecco fatto. Ne manca solo uno. Oh, finalmente, dai. E il camion non è stato neanche distrutto più di troppo. Più di troppo, più di tanto, volevo dire. Doesn't seem to be helping. Julius, esatto. You never know when to quit. Well, it's one of my many chumps. You can't beat me. Talk to me after I fuck up a few hundred more of your guys. Oh, da questo lato. Comunque è incredibile come Dex, almeno sto dando io un contesto a tutto ciò, stia dando effettivamente anche ragione a Julius, piuttosto, cioè proprio per dire, cazzo, tu sei totalmente un pazzo fuori di testa. Da dove arriverà la Masako? Non lo so. Eccoli da questo lato. Ok. È arrivato un pezzo di macchina nello sterno. È per quello che continuo a dire che mi sembra veramente un contenuto di... ascolta.
Posso... No, non può venire con me, peccato. Stavo dicendo, vieni con me per favore, almeno così non morite inutilmente. Ah, mi ha mandato un elicottero. Benissimo. Porca troia, ma... sparano veramente a tutte le direzioni. Non hai un secondo effettivo di libertà. Ecco fatto. Io aspetterei un secondo, così tanto ci curiamo. Ok, nascondiamoci un attimo. Ecco fatto. Ne è rimasto solo uno. Aspetta proprio che finiamo di curarci. Ecco fatto. Impressive. Now get the remaining trucks down to the dock. My people will take care of it from there. Va bene, ci penso io. Ah, sto giro con questo. Ok, a questo giro è missione di scorta. Io odio questo tipo di missioni, le detesto, santo cielo. Dove sei? Dove sei? Ecco perché le detesto. Ecco il motivo per cui detesto queste missioni. Odio dover stare attento a dei cazzo di obiettivi. E odio il fatto che gli elicotteri sono inguidabili. This isn't some fucking backwoods gang from Stillwater that you're messing with. Maybe leave a bouquet of flowers to go with it. You listening to me? No, per niente. Non ti stavo proprio ascoltando, Dex, scusami. Ah, da questo lato, da questo lato. Ecco fatto. Preso. Dove sono i nemici? Non li vedo. Oh 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 oh, calmo. Mi sta arrivando. Preso, ottimo. Non capisco dove... Ah, eccolo là. Preso uno. Preso due. Ed ecco l'ultimo. Dai, non riesco a prenderlo. Cazzo. Pezzi di merda. Preso, perfetto. Rimane ancora un camion, ottimo. Meno male, stavo per far esplodere questo qua io, dannazione. Oh 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 oh, elicottero, elicottero. Bastardo? Non mi faccio fregare come l'altra volta. Anche se... se voi siete palesemente più veloci e resistenti. Allora, dov'è il mio camion? Eccolo là. Stavolta non mi faccio fregare da sti stronzi in elicottero. Perché l'altra volta con le missioni lì in elicottero veramente era un inferno. Era un inferno veramente. Preso. Dobbiamo fare mega attenzione. Dov'è? Non lo vedo. Ah, eccola lì. Pezzo di merda. Bastardi. Ok, devo evitare che lo colpiscano di nuovo. Preso, ne manca ancora uno. Preso.
Benissimo, dai. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ne arriva uno sicuro ancora. Ne arriva ancora una di macchina, sicuramente. Ma che figata però che si muove sta roba. Cos'è che c'è là? Cos'è, un camion? Sì, è probabile. Ah, stupido, certo, sono i nostri camion. Stavo per sparargli. Pensa che coglione. Stavo per sparare a uno dei nostri camion. Is everything in order, Katie? Yes, sir. Your effects are en route. In my office? I followed protocol. Your machine's been wiped and paper files have been shredded. Are you sure you can't wait a few days? You're going to miss the company picnic. Oh, wow. Il picnic aziendale. I can, I'm sorry. This transfer is a big opportunity for me. I need to leave tonight. With respect, sir, you had me call in every favor you had to get an immediate transfer. It doesn't look like this is a step up for you. And what does it look like? Honestly, una fuga. Like you're running. You're a smart girl. Ah, ok, lei sta scappando, signore. Mi paghi però, per favore. Ultor save the city. Eh beh, certo, come no. Però questo contestualizza un po' anche il fattore Ultor all'interno di Saints Row 3. Se aggiungiamo questo piccolo DLC, oltre al fatto che noi abbiamo ucciso Dave e ci siamo impossessati della Ultor, diciamo che prendendoci il favore dei cittadini tramite la Ultor, ce lo prendiamo sotto di noi e... i dindini proprio così, Beh, è stata una missione emozionante. Il punto è che ora dobbiamo tornare qua. E quando cazzo ci arrivo ora a nuoto? Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.